Valori importanti come quello del rispetto delle regole legato al prezioso impegno di chi vigila perché questo avvenga, ma anche opportunità di futuro per ragazzi molto giovani alla costante ricerca di un proprio posto nel mondo. Questo è il senso dell'incontro di questa mattina presso la caserma Armando Parete della Guardia di Finanza di Pescara tra una seconda classe del liceo scientifico Galileo Galilei e i vertici del comando provinciale con il colonnello Antonio Caputo in veste per una mattina di educatore. Sì, oggi è una bellissima giornata di educazione alla legalità. Io sono contento che i ragazzi del Galileo Galilei oggi siano in visita qui. Abbiamo aperto la nostra caserma, la caserma che è intitolata Armando Parete, a un finanziere che ha insegnato tanto ai ragazzi. Noi sostanzialmente oggi sentiamo degli eredi di Armando Parete perché stiamo tramandando le sue buone abitudini, i suoi insegnamenti ai ragazzi, che insegnamenti al rispetto delle regole, alla legalità, allo studio, perché solo attraverso lo studio e l'approfondimento si può essere cittadini consapevoli e coscienti. E anche abbiamo sentito dai ragazzi anche la curiosità nel capire meglio il vostro importante lavoro. Sì, approfittiamo di questa giornata proprio per spiegare che cos'è la Guardia di Finanza e qual è il contributo che le Fiamme Gialle danno a mantenere la sicurezza economico-finanziaria in questo territorio, che richiede sempre un livello di guardia attento e alto. Rientra tra le attività dell'educazione civica, della consapevolezza dell'essere cittadino responsabile, ma rientra anche in quei percorsi di orientamento che aiutano i ragazzi a capire quale può essere la loro strada, il loro percorso formativo a livello universitario, a livello lavorativo per preparare il loro domani. È importante iniziare con i ragazzi di 15 anni perché la scuola è fatta di tante esperienze, non è soltanto studio e dedizione alle singole discipline. La ricchezza del percorso si ottiene anche grazie a questi eventi che permettono al ragazzo di conoscere l'extra scuola, di conoscere altro e di conoscere quelle che sono le possibilità sul territorio.